Grazie mille al professor Moraghi. Ci sono domande? Sono sicuro che... Prego. Io avrei una domanda. Lei ha detto poc'anzi che queste conferenze hanno avvicinato le scienze umane alle scienze scientifiche. No, volevo dire, non è per caso che le scienze umane stanno perdendo la tecnica, il modello tecnico scientifico dominante abbiamo proprio solo da parte dei scienze umane. Infatti io credo avevo detto qualcosa che lei ha scritto sul fatto della nozione scientifica dell'arte rispetto al modello dominante della scienza europea. Cioè in un certo senso queste conferenze fanno pensare che le scienze umane perdendo terreno in qualche modo dominato dalla scienza della tecnica cercano di recuperare attraverso questo connubio. Questo connubio tra la parte delle scienze umane con la scienza che cercano di non essere messi da parte completamente avancano, sì. Aggrappandosi a qualsiasi. Beh, insomma, io sono di parte, quindi ovviamente. Cioè, mi viene da dire che è vero quello che lei dice, è vero, stiamo perdendo credibilità. Non sarà perché scrivete in maniera comprensibile. Scrivete in maniera incomprensibile. Spero che non si riferisca al mio intervento di Sari. No, parlate in onore, è stato molto. Parlare ho cercato di è essere... benissimo ascoltare, però leggere io ho visto... Sul serio? No, sono tutti filosofi. Ma gliel'ha dato qualcuno qui in questa serie? Quindi... No, sono contenta perché quando si scrivono i libri si sa che li si è scritti, ma poi non si sa quanti li leggeranno, se questi libri dove finiscono, vengono. Per cui no, mi fa piacere che lei abbia letto il mio libro. E quindi, il libro di cui lei, a cui lei si riferisce tratta un ambito di problemi che è completamente sganciato e poi soprattutto è dedicato al filosofo tedesco Martin Heidegger, che come voi saprete è un filosofo che ha introdotto una terminologia specifica molto tecnica con anche delle buone ragioni. Per lui non tutto si può dire con un certo linguaggio, per cui se tu utilizzi il linguaggio codificato da una certa tradizione non riesci neanche a concepire problemi che possono collocarsi all'atto. Quindi ha avuto anche i suoi motivi per dar inizio a un linguaggio effettivamente incomprensibile, dato di fatto che effettivamente quando si prende in mano un testo su Heidegger ci si trova spiazzati, perché c'è proprio un'altra lingua, bisogna imparare la sua lingua. Quindi indubbiamente anche questo fattore qui è sicuramente responsabile di questo declino di popolarità di che stanno vivendo le scienze umane. Senza dubbio c'è questo. Però io credo che sia invece importante cercare di non arroccarsi in una sorta di pratica delle scienze umane che poi risulta sempre più marginale, asfittica, ma bisogna inevitabilmente mettersi, confrontarsi con quelli che sono i problemi affrontati dalla scienza. E in quest'ottica il mio articolo non si vuole porre in maniera, eccessivamente critica, anche se poi magari presa dal fervore dell'esposizione in certi momenti posso aver dato l'impressione di un'eccessiva supponenza. L'idea non è quella per cui le neuroscienze stanno sbagliando e invece la filosofia continentale ha in tasca la verità. Non è assolutamente questo il discorso. Il discorso è proprio rendermi conto quando mi trovo a leggere testi neuroscientifici di filosofia della mente, come alcuni problemi tendono un po' a essere, a non essere presi di petto, ma a scivolare via. E quindi questo contributo sta solo a dire, ricordiamoci, ad esempio,
fondamentale all'origine dell'uomo morale in quanto tale, che sul quale la neuroscienza glissa un po'. Quindi è semplicemente un'esortazione a tornare con un piglio ancora più deciso su questi problemi e quindi dar vita a un dialogo con le neuroscienze in cui la filosofia, proprio nella misura in cui si colloca in una dimensione che diciamo al di fuori del campo strettamente scientifico, riesce a porsi dei problemi che forse chi è proprio addetto ai lavori in certi casi magari fa più fatica a vedere. Quindi in un'ottica abbastanza modesta in realtà vuole collocarsi questa mia esortazione. Bene, allora volevo ringraziare il professor Romano per la provocazione. Io che invece appartengo appunto al mondo scientifico, devo dire che non sono d'accordo. Io credo che la scienza abbia proprio bisogno di riflessione, abbia bisogno, anzi, che forse abbiamo un po' perso di vista questa fondamentale istanza di anche riflettere su quello che facciamo, per cercare di approfondirlo anche utilizzando anche il punto delle scienze umane. Io invece avevo in mente di farti una domanda in relazione alla prima parte della tua relazione. Mi ha molto colpito quanto hai detto, cioè che sono un po' in contrapposizione in qualche modo la visione della fisica romantica dell'Ottocento, no? Quella che dice l'universo va verso la morte termica, no? Cioè l'entropia che aumenta, e questa tensione invece con quello che in vari eroi canelli chiamavi il miracolo evolutivo, no? Cioè il fatto che invece tutto si spiega con questa teoria che invece favorisce, no? Livelli sempre maggiori di complessità. E a un certo punto ci hai detto, una cosa che io non sapevo, cioè in questo testo di Ginkers, se non vado errato, che parlerebbe del fatto che, non so se ce l'abbia dimostrato, cioè del fatto che l'umanità diventa sempre più buona, cioè diciamo che l'aggressività si riduce, eccetera. E sulla base di che argomenti viene dimostrata questa notizia? Allora, il testo di Pinker lavora su basi quasi esclusivamente statistiche. Quindi è quello sul piano. Quindi è anche dimostrata. Sì, perché lui va a guardare le trincee della prima guerra mondiale, come si comportavano i soldati, in casi in cui effettivamente non hai neanche il tempo di porti il problema, cosa è meglio che io faccia, agisci, e lui rileva come man mano si può riscontrare sempre una maggiore generosità da parte della natura umana con l'avanzare dei secoli. Va a vedere appunto questi dati storici, in particolare sulla prima e la seconda guerra mondiale, ma poi si spinge retroso e arriva appunto a dire che la natura umana starebbe diventando sempre più buona. Ma ciò mi sembra che non sia, come dire... Non lo percepisco personalmente. Qui si apre un grande dibattito, bisogna vedere in che senso, perché uno potrebbe dire in fondo Pinker non sta dicendo niente di nuovo, è ovvio che noi siamo nel solco di questa tradizione occidentale che, come abbiamo visto, a un certo punto ripudia la vita vissuta degli animali, della natura, e si diparte. Quindi è ovvio che ci stiamo incanalando in una direzione per cui pian piano stiamo diventando sempre più ultraterreni, sempre più razionali, sempre più a colline, e quindi non è una grande si potrebbe dire in fondo Pinker ha scoperto l'acqua calda. Però la vostra collega dice ma sembra, ed in effetti se si vedono le cose da un altro punto di vista, che era un po' quello da cui le vedeva Nietzsche, mi diceva in fondo si sta propagandando questa concezione dell'uomo come quell'essere che deve trovare il proprio compimento in questa natura celestiale. Ma poi andiamo a vedere che risultati ha prodotto questo tipo di concezione. E vabbè, qui per fortuna è arrivato prima delle due catastrofi mondiali del secolo scorso, però la storia che si era dipanata fino a quel momento aveva offerto già una casistica sterminata di momenti, di eventi bellicosi, violenti, in cui effettivamente non sembra. Dice, quello che dice Nietzsche in fondo
nel momento in cui l'uomo ha ripudiato la propria componente naturale, si è incamminato lungo questa strada che ha prodotto da un lato diciamo la razionalità che tutti apprezziamo, ma ha prodotto anche una perversione, che è quella della perversione dell'illuminismo, per cui la violenza delle origini a cui fa riferimento Nietzsche non è mai così perversa come dice Nietzsche, la violenza creata da quell'uomo che aveva cercato di ripudiarla, e in realtà questa violenza repressa, questa natura animale che viene ripudiata nell'uomo riemerge e crea i mostri più terribili, che sono molto più terribili dei mostri. Poi vabbè, questo è il tipo di discorso che portano avanti Adorno e Horkheimer nella dialettica dell'illuminismo, che dicono appunto i mostri prodotti dall'uomo razionale, dall'uomo apollinio, sono ben peggiori di dei mostri di Ulisse, di Polifemo. E qui ovviamente si apre il pensare, comincia a spaziare, insomma. Infatti, se posso intervenire, il concetto parte direttamente dall'associazione che lei ci portava, della scelta che l'uomo fa di differenziarsi dalla natura, una scelta di razionalità, eccetera, lei utilizza la parola etica. È lì il punto. Io non la vedo così, cioè non riesco a immaginare che necessariamente la scelta fatta di questa distinzione dal mondo e la natura sia necessariamente una scelta etica. È una scelta, probabilmente, ma non necessariamente etica. E la seconda cosa che volevo dire è che la teoria che si basa su dei dati statistici dimostrano che in determinati momenti l'uomo si è comportato in modo più violento, più aggressivo, più cattivo di quanto non faccia oggi, potrebbe anche essere, se ha fatto lo studioso una raccolta infinita di dati e la può confrontare, potrebbe anche essere. Ma non è un dato sufficiente se consideriamo che l'uomo dovrebbe aver acquisito, proprio perché a mille milioni di esempi nella storia, dovrebbe aver acquisito elementi ancora di più per non fare quelle cose. Per cui se c'è anche una piccola diminuzione della percentuale è assolutamente irrilevante, proprio perché ha una consapevolezza che lo dovrebbe portare a un grado molto più alto. Non so se mi sono spiegata completamente. Non so lei come si chiami? Sirotti. Sirotti, ecco, sì, sono perfettamente d'accordo con la dottoressa professoressa Sirotti. Infatti io non condivido in pieno questa semplificazione che mette in atto Pinker. Dice semplicemente, ma sì, se guardiamo un po' le statistiche, ci accorgiamo di questo, però se osserviamo le statistiche significa, si potrebbe farlo se si partisse da un punto di partenza neutro, invece come dice Sirotti non partiamo da un punto di vista neutro, quindi è abbastanza imbarazzante che si siano prodotti questi eccidi proprio da quell'uomo che aveva posto come proprio compito, che si era posto come meta quella di sradicare questa benedetta violenza. Ed effettivamente questa è un po' la critica che Nietzsche fa, che dice insomma, come facciamo a chiamare questa scelta etica? E qui arrivo alla prima domanda, nel senso che io l'ho chiamata etica perché la nostra società la chiama così, quindi io ovviamente non voglio fare come Martin Heidegger, poi non viene capito da nessuno, anche se qualcuno lo legge quel libro, e questa cosa sono contentissima. Quindi inventare di chiamare le cose con un linguaggio che già presuppone una serie di elementi, l'ho chiamata una scelta etica, perché effettivamente è quella che il pensiero occidentale ha chiamato la scelta etica dell'uomo che si emancipa. Ma ho cercato di instillare il dubbio in noi tutti
che è quello che è rifiutato da Sirocco, cioè è veramente una scelta etica? Quindi secondo me è proprio partire da queste domande che non hanno tempo, che quindi noi possiamo prendere a prestito da Nietzsche anche se è vissuto 100 anni fa, ma non diventa mai obsoleto. Questa è la grande forza, tornando invece al nostro amico professor Francesco. E quindi adesso questo filo. Quindi insomma assolutamente io l'ho chiamata etica come scelta per riuscire ad essere comprensibile, però penso che il problema sia proprio tornare a interrogarsi con tutti gli strumenti che abbiamo, senza creare sempre questa partizione tra scienze umane che devono continuare a coltivare il loro orticello, questi specialismi, si diventa degli specialisti totali di un autore. È importante anche quello, però è importante anche secondo me mantenere un dialogo costante con quelli che sono poi i problemi, oppure i non problemi, quelli che vengono invece i non problemi affrontati dalle discipline attigue. Le cose. Io però parto, questa qui effettivamente è un'intuizione e qui forse torniamo al discrimine che c'è tra le scienze umane e le scienze vere e proprie, perché le scienze possono provare le cose, verificarle, anche se poi queste verifiche col passare del tempo magari risultano obsolete, dopo un po' si ritiene che non sia stato verificato il punto veramente problematico, quindi anche poi la parte sperimentale può essere problematica, però le scienze umane non hanno questo campo di verifica. E quindi effettivamente il discorso che ho fatto io si basa su intuizione, un'intuizione che nasce ovviamente dallo studio di filosofi come Nietzsche. Però io ho visto la cosa in questi termini, attraverso Nietzsche per esempio. Cioè, cosa? Abbiamo detto quindi che il nostro cervello si evolve grazie al fatto che nei secoli si praticano, si instaurano determinate pratiche, no? Questo tipo di esercizio, questo tipo di pratiche umane che possono andare dalle prime forme di scrittura, perché noi sappiamo che la scrittura è alla base dell'astrazione, se non avessimo la scrittura probabilmente non riusciremmo a lavorare con il pensiero astratto, quindi ci sono tutta una serie di pratiche, tutte le pratiche legate alla ritualità del momento della morte, noi sappiamo che è proprio quello che definisce la fine di un mondo animale e l'inizio del mondo umano, quando l'uomo comincia a praticare tutta una serie di riti che conducono all'aldilà. E Heidegger direbbe in fondo ciò accade solo all'uomo perché l'uomo è l'unico uomo capace di morte, quindi che ha la morte come proprio orizzonte di riferimento sempre presente. L'animale ce l'ha nel momento in cui è aggredito, ma poi se ne dimentica, quindi riesce a vivere con meno problemi, poi non lo sappiamo perché bisognerebbe provare a esserlo. In ogni caso, ci sono una serie di pratiche, quella della scrittura e tante altre, che si sono diffuse e hanno nei secoli contribuito a far evolvere la nostra materia.
arteria cerebrale nella direzione che conosciamo oggi. E quindi però la domanda è: per cosa ha portato, cosa ha fatto sì che a un certo punto l'uomo decidesse di iniziare questa strada di pratiche che sono anche molto faticose, dispendiose in termini anche energetici, ma anche molto dolorose? In fondo era molto più semplice andare avanti come, insomma, l'uomo è nella dinamica naturale e se non succede assolutamente niente, sarebbe potuto benissimo rimanerci. A un certo punto si parte, iniziando a praticare una serie di attività che sono quelle che caratterizzano l'uomo per quello che è, e pian piano lo formano, forgiano l'attività cognitiva umana. Perché dovrebbe iniziare a fare una cosa del genere, una follia di questo tipo? Cioè, ovviamente questo è un modo di... Sì, questa è la domanda iniziale che ho sostanzialmente posto, no? Però cioè, a me viene da dire che probabilmente sono abbastanza d'accordo con questo intervento, cioè perché probabilmente ha conferito un vantaggio competitivo, competitivo. Cioè la domanda è vera, è ragione, perché dico che poi ci sono animali che vivono benissimo e anche prosperano senza avere un'educazione in senso etico, no? Ma un incidente congelato, come tutta, in qualche modo tutta l'evoluzione fa degli incidenti congelati che poi procurano un vantaggio competitivo, e quindi evidentemente l'essere etici è conveniente dal punto di vista, o la vedi come una spiegazione troppo semplicistica, eccetera. Sì, ma io la vedo in ispirazione, voglio dire, pacifica, però la filosofia fa sempre un passo indietro, cioè, ma perché proprio in quella ramificazione appunto, perché sappiamo che veniamo dagli scimpanzé, quindi proprio perché c'è questo problema che a un certo punto accade e poi ex post si spiega con un vantaggio produttivo, però se invece di forse da un non lo so, ma no, ma non voglio poi, ovviamente sì, è licitissimo questo, sì, voglio dire, la teoria evoluzionistica ti risponde perché c'è un vantaggio produttivo, secondo me non è una spiegazione che ci, come dire, ci tranquillizza, ci permette, come dire, di dire ok, allora abbiamo risolto la questione, perché fare un passo indietro, ancora un passo indietro e rinasce il problema, perché in quel caso lì il vantaggio produttivo era quello, quando invece per tantissime altre specie animali, ma per la stessa specie dei primati da cui poi si è ripartito quello spinoff che è stato l'uomo, per altri non hanno trovato un vantaggio produttivo in altro. E l'uomo è l'unico essere sulla Terra che ha trovato il proprio vantaggio evolutivo rinnegando la violenza. Poi la Silotti diceva, ma in fondo poi non è stata rinnegata, però stiamo parlando di intenzioni. L'intento era quello, poi bisogna andare a vedere quali sono i risultati. Ed è da qui che Nietzsche crede di avere legittimità a mettere in discussione delle cose che risulta quasi fastidioso mettere in discussione, no? Perché Nietzsche dà un po' questa sensazione di fastidio in certi momenti. Infatti io l'ho patito moltissimo negli anni in cui ho lavorato su Nietzsche, moltissimo anche personalmente, però penso che valga la pena averlo fatto per il tipo di libertà mentale che ti consente di avere, cioè di raggiungere. Allora, io mi sono sospettata in Svizzera e con un gruppo tedesco e là andavano tutti, avevano molto, come se parliamo di un'altra luce, l'Europa vista da tutta parte del mondo, come dovevo discutere la pasta. A Sismaria. E studente dell'università di Istituto ha dato una spiegazione sulla visione di luce, quello che sarebbe stato poi lo tanto, perché quindi tutta la filosofia di fondo di questo pensiero. Non sono stato in grado di fare contribuzioni perché naturalmente se non si vede non si può dire. Però in questo senso, come dire, la filosofia all'interno del suo procedere di pensiero
grado anche di essere predicente, così c'erano, cioè loro hanno proprio fatto una scansione di tutto il pensiero di Nietzsche, che portava a prevedere che l'Olocausto ci sarebbe stato, insomma, perché il pensiero era sulla razza, sulla seduzione delle persone, cioè, quindi io sono d'accordo con quanto dice il professor Siotti, che effettivamente nell'uomo c'è questa evoluzione, diciamo, etica, morale, che è un po', non so se viene dalle generazioni passate, ma che comunque la violenza permane ed è forte e insistente. Non so se ho detto, mi sono espressa bene, e se ho capito bene tutta la sua relazione, per parte le ho capite, per parte no. Però credo che la filosofia debba servire proprio anche, questo studio deve servire a far incrociare tecnologia, scienza, filosofia, ma anche in fase di formazione continua nel campo della tecnica. Non è di Nietzsche come assoluta? No, cioè lui ha fatto un'analisi così ambigua, perché il libro io personalmente non l'ho letto, lo ha spiegato in tutto il percorso, questo giovane ricercatore universitario, e ha detto che è riuscito, cioè lui è riuscito a fare un'analisi del pensiero dominante dell'epoca. Allora mi piacerebbe ogni tanto essere in grado di fare un'analisi del pensiero dominante della nostra epoca, per vedere se siamo in grado di raggiungere anche noi un modus vivendi più etico e anche nella profondità, che sembra essere in un certo modo, ma in un altro modo. Sì, poi lei sfiora un problema, ha toccato poi questo problema del collegamento fra Nietzsche e il dramma dell'olocausto, del nazismo, che è un tema, voglio dire, molto, molto noto, e che ormai io spero che a livello di quelli che hanno avuto la possibilità di approfondire un po' il pensiero di Nietzsche sia finalmente sfatato, nel senso che poi lei forse nella sua domanda non c'era tanto questo, c'era più un fatto di un auspicio che che il pensiero, diciamo, le scienze umane, la filosofia possa in qualche modo aiutare a guidare o a prevedere quello che poi sarà l'andamento anche etico e morale della società futura, era più questo? Riuscire a fare un'analisi che però abbia poi un riscontro operativo, no? Certo. Cioè, io sono tornata al discorso che l'uomo diventa sempre più buono e non si pare. Esatto, infatti è un po' in quest'ottica qui che si pone il mio contributo, cioè penso che il primo passo per fare quello che dice lei è proprio quello di tornare a porsi alcuni problemi che vengono spesso dati per acquisiti e anche un po' scivolosetti, e quindi si evitano. Penso che il primo passo sia proprio riporre i problemi fondamentali in campo etico, che sono la nostra scelta etica non è qualcosa di evidente, di necessario, è stata una scelta che si è data, ma che era qualcosa di assolutamente in controtendenza con quello che ci circonda. Questo già secondo me è un punto di partenza interessante. Invece nel mondo analitico c'è un po' la tendenza di porsi il problema etico solo poi nel suo specialismo, e che come si sviluppa, anche quello è importante, però come se l'unica possibilità fosse questa. Sì, forse se posso, mi prendo il professor Siotti, forse riguardava non tanto il dato assoluto, no? Perché probabilmente possiamo essere d'accordo su un fatto che in assoluto c'è più attenzione oggi per la vita, no? C'è più attenzione per... Io purtroppo non ho visto questo fatto di Pinker, perché c'è recente. Sì, esattamente però conosco questo autore, e quindi penso che e lo conosco come un autore molto serio e profondo, quindi penso che quello che
che scrive, se questo è il senso del suo libro, del suo scritto, insomma, sia sostanzialmente rigoroso e corretto. Mi pare che quello che veniva enfatizzato era qualcos'altro, cioè il fatto che è il differenziale che ti preoccupa, cioè il fatto che con una maggiore consapevolezza, una maggiore cultura, nonostante questo, sì. Siamo ancora... Altra cosa volevo chiederti, sempre, e dopo lascio parlare gli altri. A un certo punto tu hai parlato all'inizio del fatto che ci sono questi studi di neuroscienze che in qualche modo farebbero pensare che questa comunque etica, comunque lo vogliamo chiamare, sarebbe più o meno determinata, cioè in qualche modo tutto sommato noi ci comportiamo in un certo modo perché noi siamo evoluti in questo modo, così. Però questi danni cerebrali farebbero pensare che siccome il tuo comportamento si modifica in funzione dell'area cerebrale che è stata danneggiata, il tuo atteggiamento, le tue intenzioni si modificano in qualche modo, quindi noi bene o male saremmo delle specie di automi che non decidono nulla, che sono condizionati da come è stato plasmato il loro cervello nel mio. Ecco, ma quali sono le evidenze? Cioè, a parte qualche studio appunto su casi estremi, quello che forse è emozionato, ci sono veramente delle evidenze di questa affermazione così forte? C'è l'evidenza di quello che sta succedendo, cioè qual è il passo successivo? Cioè, adesso si sta ampliando tutto un settore legato al brain empowerment, cioè a modi di quali sono le strategie da adottare per... potenziare ulteriormente questo nostro cervello e quindi andare a intervenire sulle nostre facoltà mentali, sul nostro modo di stare al mondo, di muoverci, di collocarci nel giusto, nello sbagliato, attraverso sostanze, per esempio dopo il discorso del doping, della droga, e negli Stati Uniti sta diventando di assoluta un problema proprio all'ordine del giorno, perché ci sono gli studenti che fanno uso, questo lo leggevo sul libro di Thomas Metzinger, che è in realtà non è proprio un neuroscienziato, un filosofo della mente, ma compie degli studi, compie degli esperimenti che sono da neuroscienziato. Quindi questo è un settore di ricerca importantissimo, per cui si cerca di modificare la fisiologia del nostro cervello con l'utilizzo di sostanze e ciò pare che in certi casi effettivamente vada modificata. È ovvio che ci sia una correlazione, ma non basta. Quello che il problema che dico io è che individuare una correlazione e spiegare il fenomeno sono due cose secondo me molto diverse. Sì, poi su numerosi esperimenti che vengono fatti in questo senso, per esempio la mano di gomma, l'esperimento della mano di gomma, che secondo alcuni neuroscienziati, l'esperimento della mano di gomma è un esperimento per cui si sostituisce una mano di gomma a una delle due mani del soggetto a cui si fa l'esperimento, poi con una sonda si va a stimolare la mano vera e la mano finta e pare che il sistema cognitivo del soggetto vada in tilt e questa persona riconosca la mano di gomma come propria perché collega l'informazione visiva con la sensazione che sente su una sola delle mani, la riporta anche sull'altra e quindi vive questa mano di gomma come parte del suo essere. E questo tipo di indagini porta un po' a evidenziare quanto la nostra coscienza, né in campo morale che la coscienza di essere una persona in fondo si giochi su un piano che è molto materiale, per cui basta mandare in crisi un attimo il nostro sistema di compenetrazione dei dati e noi sentiamo come parte di noi stessi qualcosa che non c'entra, quindi tutte sono moltissime gli studi che stanno compiendo in queste direzioni, le tue esperienze fuori dal corpo. Allora se fai l'esperienza fuori dal corpo vuol dire che in fondo non c'è nessun bisogno
che tu sia quella persona lì, con quella coscienza lì, basta creare un sistema tecnico per cui tu ti possa avere un'esperienza fuori dal corpo. Sempre così sono i lavori di Thomas Lenz, che sono anche molto interessanti. Infatti io non voglio contestarli, sono andato di recente a maggio proprio a una settimana con Thomas Metzinger, dove ho avuto la fortuna di ascoltarlo per una settimana intera in una situazione residenziale, e quindi mi ha affascinato moltissimo, è affascinante questo mondo. Però io credo che questa formazione di filosofia continentale aiuti ogni tanto a rimettere un po' i piedi per terra e a ristrutturare il quadro problematico, che forse mi sbaglierò. No, volevo solo confermare che la facoltà di scienze cognitive che qualche anno fa aveva fatto una mostra in cui si faceva un'esperienza della Magdalena. L'hai fatta io? L'hai fatta anche io? Anche in quindi confermi? Studenti, anche le conferenze, e anche lei ha sentito questa cosa? Sì, però dovete fare tutti voi a casa, è molto semplice, bello che poi infatti ho provato a farla un po', l'ho sentito, ma sostanzialmente voi dovete vabbè, insomma, che lo spiego in un altro diventando. Comunque si può fare con un guanto di plastica che tiene per lavare i piatti, lo riempite di ovatta e collocate questo guanto di fianco a una delle vostre mani, ok? In maniera tale che dal vostro campo visivo sia esclusa la mano vera, ma sia presente solo la mano di gomma. Poi chiedete al vostro marito, figlio, qualcuno che ha tempo da perdere, di con una sonda che potrebbe nel nostro caso per casalingo essere per esempio un pennello, e con due pennelli qui mettete un libro in maniera tale che il vostro campo visivo non includa più la vostra vera mano, ma includa solo questa mano di gomma. La persona che avete coinvolto dovrà stimolare contemporaneamente, e lì il trucco deve essere preciso il vostro collaboratore, perché bisogna andare a spennellare sia la mano di gomma che la mano vera. A un certo punto uno ha la sensazione che questa sensazione di essere toccato dal pennello ci sia anche in quella mano di gomma, e la percepisce come un atto proprio, che è un po' quello poi che accade nei casi degli arti fantasma, di persone che hanno perso un arto, però continuano a sentire una serie di stimolazioni come se avessero un guardo. Sono molto interessanti, però bisogna continuare a metterli, insomma, a sfidare, no? Anche questi approcci. Ci sono altre domande? Prego. Dopo millenni di filosofia andiamo a Nietzsche, e di fatto Nietzsche si dice che se lo prendiamo col punto di arrivo, che bisogna tornare alla natura, una natura la morale lecca, una base. E Nietzsche confrontiamo le scienze, le quali ci dicono che comunque si nega il libero arbitrio, comunque si evidenza dei neuroni specchio, i quali dovrebbero evidenziare che c'è una base fisiologica dell'empatia. Allora mi chiedo, comunque, uno si aspetterebbe che la scienza abbatta l'etica e la filosofia la costruisca, mentre qua mi sembra che dopo una breve vita la scienza ha forse una base solida per andare in modo più spedito a dimostrare quello che la filosofia non è riuscita a fare in lei. Sì, ma la filosofia però non... Insomma, non so se sarei d'accordo nel dire che la filosofia per millenni ha cercato di dimostrare l'etica. La filosofia ha cercato di porsi una serie di problemi nel corso del tempo e di tentare alcune risposte, anche se è noto che i filosofi più che dare risposte pongono problemi. Sono degli scorciatori. Per ogni giorno che pongo problemi. Però io penso che porre problemi è fondamentale. Nel senso che se non ci si pone più problemi, si va avanti in maniera molto, a mio avviso, miope, sempre in una direzione, e si perde di vista che appunto è una direzione, ma ce n'erano altre. Comunque lei dice, la scienza spiega molto di più. Forse sì, però io credo che individualmente
individuare una serie di correlazioni tra il comportamento dell'individuo e l'attivazione di determinate aree cerebrali non spieghi in realtà granché dell'ingresso dell'uomo nella è un po' quello che ho cercato di dire. Quindi questa è ancora da spiegare, e è infatti un'esortazione a provare a spiegare anche questo, perché quelle sono delle, come dire, si riscontrano delle ricorrenze, bisogna poi ancora dargli un nome a queste cose. Non so se qualcuno ha un parere diverso a proposito di dibattito. Non sono io qui a dover dire come stanno le cose. Comunque sì, ha ragione, è abbastanza.